Siamo sul ring di Ronta per le finali dei campionati toscani dilettanti seconda serie di pugilato. Sono sul quadrato per la prima finale, quella in programma per la categoria 57 kg pesi piuma. Iuri Stellato della pugilistica Schiano Pistoia ed Elia Salvatore dell'Accademia Pugilistica Pratese. Stellato in maglia arancione e Elia in maglia blu della pugilistica pratese. Chi vi parla è Francesco Sottili, accanto a me Fabio Cimmino. Buonasera. Prima finale questa, campionati toscani, 4 giornate a Ronta, dagli ottavi alle finali. Siamo subito a vedere la differente impostazione dei due atleti, in quanto Elia è un guardia destra, cioè tiene il braccio e la gamba destra protesi in avanti, mentre invece Stellato è un guardia sinistra, cosiddetta anche normale, perché la guardia classica con il sinistro proteso in avanti. Il mancino invece è impostato con il destro proteso in avanti. Stellato prova a chiudere le corde Elia, fase di corpo a corpo, cercano di lavorare da vicino. L'arbitro, la signorina Simili di Livorno, dallo stop. Parte bene col destro Elia, incrociato dal destro di Stellato. È sicuramente un appuntamento importante quello dei campionati toscani, sia per il prestigio del titolo di campione toscano, sia perché permette a chi vince di accedere poi alle fasi interregionali e chi andrà avanti poi alle fasi nazionali. Ora Stellato a due mani colpisce, finisce bene, sì, la finisce prima bene questa ripresa. La prima ripresa, ricordiamo che i dilettanti si affrontano su una distanza di 4 riprese di 2 minuti ciascuna. Inizia la seconda ripresa, finale della categoria al limite dei 57 kg, pesi piuma, sul quadrato Stellato della pugilistica Schiano Pistoia in maglia arancione ed Elia della pugilistica Pratese in maglia blu. Parte a due mani da lontano Elia, adesso un corpo a corpo, fase un po' convulsa e interviene l'arbitro Simili. Buono il gancio sinistro di Stellato, boxa bene di rimessa, anche se era incrociato dal destro di Elia. Esce bene, ma è sempre Elia. Elia che adesso rientra dopo l'uscita. Match che si accende decisamente in questo inizio di seconda ripresa. Si tratta di due atleti molto generosi, molto combattivi entrambi. E cominciano ad avere anche un discreto bagaglio di esperienza, due ragazzi che... A due mani ancora bene Elia, cerca di replicare Stellato. Ha spinto Elia, ha trascinato a sé l'avversario, un'azione irregolare. Giustamente, come facevi notare, ecco il sinistro di Elia. Come giustamente facevi notare, sono atleti che hanno già alcuni anni di esperienza alle spalle, quindi non sono dei novellini. Infatti, sono atleti abbastanza esperti, pur essendo noi ancora tra i seconda serie. Sì, si tratta degli ultimi match, penso, tra i seconda serie per entrambi. Adesso è bravo Stellato che colpisce a due mani, sì, destro e sinistro. Deve anticipare, Stellato, se vuole compensare il deficit in allungo e in altezza. Adesso d'incontro il colpo di Elia va a segno. Esce bene Stellato, Elia un po' spinge ancora, un po' preso dalla foga, diciamo, sta facendo un po' di più in questa seconda ripresa, forse. Direi comunque molto equilibrato l'incontro fino a questo momento e si conclude qui la seconda ripresa.
terza ripresa. Parte subito l'attacco stellato, che forse per le proprie caratteristiche dovrebbe cercare la corta distanza. Sicuramente, boxare di rimessa, perché... Però Elia non si fa inquadrare molto facilmente. È ancora bravo a due mani, esce dalle corde e lega. Ancora prova stellato a lavorare da vicino con colpi montanti e ganci. Un altro richiamo per Elia. Richiamo non ufficiale. Infatti si tratta di ammonizione. Ammonizione, quando si sommano tante ammonizioni si rischia il richiamo ufficiale, la che penalizzazione. Poi pesa sul verdetto finale. Buono il montante sinistro di Stellato. Ancora colpi lunghi di Elia, che sulla lunga distanza riesce a imporsi rispetto al suo avversario. Dovrebbe forse cercare di essere più mobile sul tronco nell'avvicinarsi Stellato, cercando di evitare i colpi del suo avversario, talvolta è un po' troppo statico. E tiene sempre Elia, è un po' tattico ostruzionista, infatti arriva della signorina Simili, del resto era nell'aria che sulla corta distanza cerca sempre Elia di legare per impedire a Stellato, che da vicino è più a suo agio, per impedirgli di lavorare come vorrebbe. Ricordiamo penalizzazione di un punto, quindi richiamo ufficiale. In un incontro di quattro riprese ha un certo peso, ecco, specialmente in una finale. Sicuramente in un incontro equilibrato come è stato questo fino a questo momento, può essere determinante talvolta. Comunque seguiamo ancora queste fasi perché il match è ancora tutto, a mio avviso, da giocarsi. Sicuramente sì. Sta un po' recuperando Stellato in questa terza ripresa, ma sarà difficile trovare un vincitore. Largo il colpo di Stellato, era buona l'intenzione, è partito un po' troppo largo. E finisce questa terza ripresa. L'ultima ripresa di questa finale dei pesi piuma tra Stellato ed Elia. Sarà una ripresa sicuramente importante perché peserà in maniera determinante, crediamo, ai fini del verdetto. Sì, un testa a testa continuo, non c'è mai stata una netta prevalenza di nessuno dei due atleti. Difatti i due atleti consapevoli di giocarsi il match in quest'ultima ripresa sono partiti senza dosare le forze, strombattuto, si scambiano pesi, colpi. Scambio molto acceso. Spinge ancora un po' Elia, infatti l'arbitro segnala subito l'irregolarità. Prova col destro, Stellato è fuori misura. Ancora colpi parzialmente a segno per Stellato, che sta cercando di fare lui questa quarta ripresa. Parte troppo da lontano. Stellato, infatti, è partito da lontano ed è rientrato puntualmente Elia in questa fase a lui più favorevole. Ricordiamo le quattro riprese da due minuti impongono un ritmo importante, c'è poco tempo per mettere a segno i colpi decisivi. Ora Elia che arriva prima di Stellato, che continua a cercare di chiudere l'avversario alle corde, ci riesce in questo frangente, cerca di lavorare, non trova però lo spazio sufficiente per mettere a segno colpi puliti ed è anzi Elia che in fase di uscita colpisce in maniera più precisa il suo avversario. Rischia di perdere tutto nell'ultima ripresa Stellato, perché sono 6 o 7 colpi puliti di Elia questi nell'ultima fase che abbiamo visto. Adesso invece Stellato che anticipa l'avversario, lavora la figura sotto e sopra, una buona fase per il pugile di Pistoiese, replica però prontamente il Patese. Bellissimo bel match, veramente un bel match. Ancora due mani Elia. C'è un conteggio per Stellato, che sta accusando, ci da ricordare che il conteggio non pesa ai fini del verdetto tra i dilettanti, serve soltanto per far recuperare l'atleta in difficoltà, però comunque è un chiaro segnale della difficoltà appunto del pugile. E del resto Elia in questa quarta ripresa mi sembra stia mettendo una seria ipoteca sul verdetto. Ancora due mani, il pugile buono il sinistro di Elia
E la quarta ripresa è sicuramente di Elia. Elia, la quarta ripresa, adesso attendiamo comunque l'ufficializzazione del verdetto. Bene, in attesa del verdetto, finale dei pesi piuma, il vincitore sarà il campione toscano. Attenzione. Per il 2003. Vince ai punti Elia Salvatore. Ed Elia a vincere. Non ce l'avamo sbagliati di molto. No, no, sicuramente una vittoria meritata di misura, però onore sicuramente a Castellato che ha fatto un ottimo match, ma crediamo sia stato giusto il verdetto. Ed eccoci alla finale della categoria limite dei 60 kg, pesi leggeri, sono sul quadrato Pierpaolo Callipo della pugilistica pratese in maglia blu più chiara e Floriano Pagliara della box cecina in maglia blu scura, sono riconoscibili anche dal caschetto, caschetto rosso per Callipo, caschetto blu per Pagliara e anche dalla fisionomia in quanto è più longilineo, più alto Callipo. Bello subito il sinistro di Callipo, subito con colpi lunghi. Anche Callipo, ricordiamo, in guardia destra, un ampio compasso di gambe per Callipo. Più raccolto Pagliara, un pugile che da molti anni carca i ring della Toscana, dalle ottime qualità tecniche, però un po' discontinuo perché ha più volte interrotto l'attività per riprenderla, anche adesso viene da un periodo abbastanza lungo di stop. È da una lunga inattività, sì. Però sicuramente è un pugile fantasioso del buono, che in genere fa vedere del buon pugilato. Un ragazzo che avrà almeno 8-9 anni di dilettantismo, penso, sicuramente. Ecco. Quindi un veterano. Ecco. Con molte interruzioni nell'arco di questi anni, ma certo. Non a caso ancora fra la seconda serie, nonostante appunto sia da molti anni un agonista e abbia anche delle qualità tecniche pregevoli. Cambia guardia, Pagliara cerca di confondere l'avversario. Pare un po' a disagio con le lunghe leve di Callipo in questi primi frangenti. Eh sì, almeno tre sinistri di Callipo hanno anticipato Pagliara già dall'inizio. Ancora ci prova col sinistro Callipo, ma è impreciso. Adesso a due mani Pagliara, ma finiscono sui guantoni i suoi colpi. Finisce la prima ripresa di un match che stenta ancora a decollare. Eh sì, è equilibrata, sicuramente una ripresa equilibrata. Ed ecco che sta per iniziare la seconda ripresa di questa finale dei campionati toscani, categoria pesi leggeri al limite dei 60 kg, Floriano Pagliara della box cecina, maglia blu scura, caschetto azzurro, opposto a Pierpaolo Callipo della pugilistica pratese, maglia blu, caschetto rosso. Bello il destro, adesso, bello il destro di Pagliara. Entra bene Pagliara adesso, la guardia di Callipo. Sicuramente sulla carta Pagliara è il netto favorito, ma Callipo sicuramente non ci sta, è un ragazzo che proverà e sta provando tuttora a interrompere un po' le azioni di Pagliara con le sue lunghe leve. Entra il gancio sinistro di Pagliara adesso, prova due mani a colpire sotto e sopra, solo parzialmente a segno. E adesso il destro di Pagliara con tempismo. Finta il sinistro di Pagliara, sinistro, ancora sì. Schiva e rientra con una certa disinvoltura l'atleta di Cecina. Colpi non tremendi, molto spesso portati in scioltezza, molto spesso però che vanno a segno. Eh sì, perché poi Callipo fatica a inquadrare Pagliara, molto mobile. Prova ad aprirsi la strada col diretto destro Callipo per cercare di infilare il sinistro come adesso, è il suo colpo migliore fino a questo momento.
diretto sinistro, pugile mancino. E si conclude la seconda ripresa, anche questa equilibrata, una leggera preferenza per Pagliara. Inizia la terza ripresa di questa finale. Pesi leggeri, Callipo e Pagliara. Ancora prova con le lunghe leve Callipo, Pagliara schiva e cerca di rientrare. Il tema tattico oramai è lo stesso, è bravo a due mani con grande tempismo Floriano Pagliara. Ancora bella azione di Pagliara, sta venendo fuori sotto progressivamente sopra. Pagliara, del resto era prevedibile, si diceva prima appunto che era il favorito della vigilia. Ancora mette alle corde l'avversario Pagliara, gancio sinistro, cerca adesso di andare in grande affanno in questo momento sotto Callipo, e sopra sta iniziando a soffrire, sta spingendo sull'acceleratore Pagliara a questo punto e brillante, bravo adesso Callipo in uscita. E ancora però Pagliara mobile, schiva i colpi dell'avversario e rientra. Buona azione a due mani sistematicamente. Adesso sì, buon montante sinistro di Callipo, ma Pagliara adesso chiude all'angolo il suo avversario, colpi sotto e sopra in Pagliara, difficoltà questo. Callipo bravo ancora, Pagliara e ancora con due mani, è spettacolare in questa fase l'atleta di Cecina. Che ha anche molta più esperienza dalla sua parte, sì, rispetto c'è un divario al suo avversario. Di notevole sicuramente. Callipo è molto più scolastico come pugilato, Pagliara fantasia, inventiva, ecco. Poi sono qualità che emergono in confronti di questo tipo in maniera piuttosto evidente. Ancora, anche qui da lontano, Pagliara, destro. Ancora montante, bellissima azione questa di Pagliara, e poi rientra la figura con un colpo diretto e finisce la ripresa, questa nettamente a favore di Pagliara. Sicuramente. La quarta, ultima ripresa della finale dei pesi leggeri, campionati toscani. Eh sì, dopo una prima ripresa equilibrata, Pagliara ha preso nettamente in mano le redini del match. Callipo deve veramente fare una splendida quarta ripresa per cercare di ribaltare l'andamento dell'incontro. Bella queste azioni di Pagliara, che parte col montante sinistro dalla distanza, segno di grande. Adesso montante destro, cioè, il gancio sinistro di Pagliara, classica azione. Ancora bene con montante sotto e sopra. Adesso ha colpito sotto la cintura Pagliara ed è richiamato dall'arbitro il signor Celli. E ancora parte con il montante al volto. Pagliara lavora ancora molto bene, esce, rientra. Grande difficoltà a Callipo. Molto bravo in questa circostanza Pagliara. Box spumeggiante la sua. Occorre riconoscere un grande coraggio da parte di Callipo, affrontare un uomo con colpo su colpo, un avversario nettamente più esperto, e veramente l'atleta patriota dimostra di non avere nessun timore reverenziale. Anche in questo momento prova a attaccare, a mettere in difficoltà dalla distanza con le sue lunghe leve, arginare un attimo la carica come in questo momento di Pagliara, che sta ormai incrementando sempre di più il suo vantaggio. Bella serie a due mani ancora di Pagliara, accusa in questo momento Callipo in guardia passiva, e c'è il conteggio da parte dell'arbitro giustamente per dare quegli 8 secondi di fiato che potranno consentire al pugile della Pratese di concludere l'incontro. Bello. Molto bello il montante di Pagliara, montante in colpo di classe che Pagliara usa con disinvoltura, come si è potuto vedere, e finisce l'incontro. Il verdetto sicuramente scontato. Verdetto scontato sicuramente, vittoria meritatissima per Pagliara, che accede alla fase interregionale, rappresenterà la Toscana al limite dei 60 kg. Onore comunque anche a Callipo, che ha avuto il coraggio di affrontare a viso aperto un avversario molto più esperto di lui.
Eccoci al verdetto dei pesi leggeri. Vince ai punti Pagliara Bruno. E come dicevamo, il titolo di campione toscano secondo vince Floriano Pagliara. Ed ecco.